Ciao ragazze, eccoci qui con un nuovo tutorial. Oggi vorrò fare con voi uno smash book. E per chi non lo sapesse, uno smash book non è altro che un quaderno, diciamo, rilegato con una spirale di metallo, tipo questa, e con all'interno delle pagine in cartoncino colorate e non. E diciamo che per iniziare, per fare, insomma, è un modo molto semplificato per iniziare a fare dello scrap. E vediamo che ci sono in commercio vari tipi di smash e con diversi prezzi. Io però ho voluto provarlo a realizzare da sola. Allora, l'occorrente per fare questo quaderno è davvero molto poco. Allora, io ho preso questa spirale, l'ho tolta da un comune quaderno così a righe, in formato A4, molto piano. Ho aperto i vari anellini e ho ricavato questa spirale. Poi ho preso vari set di carte. Questi qua sono della Lidl, sono veramente molto belli perché sono da entrambi i lati e poi sono glitterati. Ho utilizzato questo set con queste carte, questo e questo qui, e l'ho pagato veramente poco, mi sembra 3,99 euro l'uno. La carta da scrapbooking invece costa veramente molto. Allora, questi qua sono tutti i fogli che io ho utilizzato e che mi sono forata. È un lavoro, un po' di pazienza, però poi il risultato è molto carino. Vi faccio vedere come ho fatto. Questo è un foglio che ho preso dall'album, mentre questa è la copertina del quaderno ad anelli. Quindi io me lo sono fatto combaciare . Poi con una matita mi sono segnata tutti i punti che devo andare a ritagliare. Ok, ed anche questa pagina è pronta. Adesso vi faccio vedere le mie pagine. Circa 30 pagine e io ho alternato anche dei fogli bianchi. Adesso bisogna prendere la nostra spirale in metallo e inserire all'interno i nostri fogli. Ecco qui il primo foglio inserito. Procedete così per tutti gli altri fogli. Bene ragazze, adesso dobbiamo fare una sorta di copertina iniziale in questo modo, con del cartoncino. Allora, io ho utilizzato i cartoncini sempre acquistati alle Lidl, che sono da 270 grammi e misurano 24x34 cm. Devono essere più grandi perché poi ne verrà tagliato un pezzo finale, ma serve più grande per fare la piegatura. Allora, ho messo sopra la copertina del quaderno, mi sono tracciata questa linea e ho fatto i miei forellini e poi ho eliminato il pezzo sotto che non serviva. Una volta eliminato questo, ci troveremo questo schema. Qui dobbiamo effettuare una piegatura. Io utilizzo
questa taglierina utilizzando un qualcosa di arrotondato per fare la piega. Ok, una volta fatta la piega possiamo piegare in questo modo il cartoncino e con una foratrice fare i nostri buchi. Ok, una volta fatti i buchi potremo inserire l'altra copertina. Ah, verranno ovviamente da su entrambi, cioè il bordino esterno anche, potremo inserire la nostra copertina dietro, come abbiamo fatto con gli altri fogli. Quindi portiamo la spirale più in vista. Ok, e possiamo inserire il cartoncino all'interno. Ok. Anche questo. Ok, e quindi adesso avrete una sorta di queste due alette che andremo ad applicare sulla copertina rigida che andremo a fare tra poco. Ovviamente una volta inserita anche l'altra copertina possiamo andare a chiudere gli anelli. Ok. E questo per ora è il risultato. Adesso dobbiamo andare a creare la copertina esterna tipica dello Smash. E dimenticavo di dirvi che inoltre lo Smash Book originale ha in dotazione una penna che da un lato ha una penna a punta fine, dall'altro invece la colla, che noi andremo insomma a sostituire con una semplice colla stick e una semplice penna. Ok ragazze, ecco anche la copertina terminata. La mia misura 25x31. Allora, per realizzare questa copertina, che all'interno è così, ho utilizzato una scatola di recupero, quindi un elettrodomestico. Mi sono tracciata al centro due linee dove poi andrà inserito i nostri fogli colorati. Se non sapete come rivestire, diciamo, una copertina, vi consiglio di guardare il video del quaderno ad anelli rivestito. Vi metto il link sotto. Allora, adesso dobbiamo andare ad incollare i nostri fogli in questo modo al centro dove ci sono le due pieghe, quindi dovremo incollare così per fare questo. Io utilizzerò del biadesivo.
Ed ecco fatto. Qui si formerà la piega. Uno. Procedete nella stessa maniera anche per quella dall'altro lato. Ok, adesso mi sono procurata questo elastico, che è molto carino, molto decorativo, per realizzare appunto l'elastico che andrà a che terrà chiuso il nostro smash. Quindi mi prendo la misura, deve essere abbastanza tirato, non deve essere dentro l'elastico. Più o meno qui, e lo vado a fermare con un po' di colla, con un punto di colla a caldo. Ok, lo vado a provare. Perfetto, ed ecco qui anche il mio elastichino. Taglio l'eccesso ed ecco qui fatto anche il mio elastico per tenere chiuso lo smash. Poi, come abbiamo detto, lo smash originale ha, ha qui una penna, sempre con un pezzettino di questo elastico rimasto, mi vado a creare un piccolo tondino da applicare qui in modo da inserire la penna. Adesso qui al centro posso sempre con la colla a caldo inserire, sempre con la colla a caldo posso andare ad fermare il tutto. Ecco qui. Ed ecco qui inserita anche la mia penna. Bene ragazzi, questo è il mio smash terminato. Ho scritto al computer e stampato questa etichetta adesiva trasparente con scritto smash book. Questo è l'elastichetto e ovviamente all'interno ho inserito questa penna dai vari colori. Bene ragazzi, spero che questo tutorial vi potrà essere utile e spero insomma che vi sia piaciuto. Mi raccomando, fatemelo sapere nei commenti e se vi va e ancora non lo siete, iscrivetevi. Ciao.